è Re Costa. Ciao ragazzi, oggi vi porto l'analisi del listone di Fantacampionato più la mia squadra, la squadra migliore per rapporto qualità prezzo. Quindi non è una squadra da fare alla prima giornata, anche perché con i tre cambi capite bene che potete andare a rischiare magari i giocatori che hanno una partita più semplice per quella giornata. Mi raccomando di aiutare tutto questo mio lavoro con tantissimi like e le iscrizioni al canale, che sono gratis. Altra cosa, sono usciti tantissimi video a tema fantacalcio. Vi ricordo gli ultimi due, i 5 attaccanti da doppia cifra, non top né semi top, ma anche i 6 difensori da modificatore, che sono usciti ieri, da basso budget, quindi non scontati, magari contenuti su top e semi top, arriveranno ma più avanti in altri video. Ultimissima cosa, e poi cominciamo subito, vi ricordo che in descrizione c'è anche il link di Starks, di registrarvi è gratis. Se depositate 20 euro Starks vi regala 30 euro di bonus e potete partecipare al fantacalcio di Starks con i token dei giocatori. E già solo con 20 euro potete partecipare con 2 squadre a livello 0, che è un nuovo livello di fantacalcio. Quindi mi raccomando, se vi va, entrate. Ma cominciamo subito. Allora ragazzi, ho levato la formazione in modo tale da concentrarci sul listone, quindi andremo a fare un'analisi sui giocatori. In porta c'è poco da dire, secondo me. Sommer costa più di tutti con 42 crediti. Io forse per rapporto ed apprezzo preferisco Di Gregorio, perché si risparmiano quei 6 crediti che comunque possono fare la differenza quest'anno, che c'è anche un budget ulteriore da andare a spendere per gli allenatori. Poi ci sono altri portieri. Carnesecchi a 29 è un portiere che a me piace tanto, soprattutto per il modificatore potrebbe ritornarci utile in tante giornate. Poi però la cosa che ho notato di quest'anno che al momento non ci sono portieri da pochi crediti che possono giocare, cioè forse l'unico è Caprile, che può giocarsi il posto con Meret, o Musso, che può giocarsi il posto con Carnesecchi. Ecco, anche se Carnesecchi secondo me è il titolare, Musso potrebbe prendere il posto qualora rimanesse solo in alcune giornate. Un portiere, l'unico forse, che ha qualche minima possibilità magari di come dire, giocarsi un posto da titolare, potrebbe essere Perisan dell'Empoli, ecco. Ma passiamo ai difensori, che sicuramente qui arrivano tante chicche. Allora, un po' a sorpresa, Teo Hernandez è il difensore più costoso del listone. Io vado a fare questo ragionamento, penso che Teo l'abbiano messo un credito più di Di Marco per un fattore rigori, perché c'è quella possibilità che Teo possa prendersi calcio di rigore. Detto questo, a me intriga più Di Marco, perché Di Marco è più da modificatore rispetto a un Teo Hernandez. Poi giocando nell'Inter, che è una squadra che l'anno scorso ha dominato il campionato, ovviamente ragazzi, più partite si vincono ed è facile che i giocatori prendano quel mezzo voto in più in base a questo. Poi c'è Di Lorenzo, devo dire che a 38 crediti, anche se è con Conte, anche se può fare magari l'esterno di centrocampo, vado più su 2 certezze come Teo e Di Marco, se devo proprio scegliere. Ciò non toglie che magari a stagione in corso, in base un po' alle prestazioni, uno può andare a scegliere anche Di Lorenzo. Poi c'è Bremer a 35, che però anche qui è un difensore che costa. Andiamo un po' più giù, secondo me il migliore difensore rapporto qualità-prezzo è proprio Buongiorno, perché 31 crediti, comunque è un difensore che qualche gol sporadicamente magari potrebbe portarcelo, ma è un difensore da modificatore e con Conte potrebbe fare molto molto bene. Poi scendiamo, qui ci sono tanti difensori a 30 crediti che però per un motivo o per un altro, se devo prender loro, preferisco Buongiorno. Quindi vado velocemente a scendere un po' giù per andare a cercare
i giocatori rapporto qualità-prezzo migliori. C'è un Romagnoli a 25, ma anche qui, nonostante mi piaccia il Romagnoli quest'anno, preferisco andare sui low cost. Ecco, un'attenzione la farei su Cambiaso perché può diventare un bel difensore con Thiago Motta. Poi andiamo ancora a scendere e ho segnato un po' di nomi molto interessanti. Il primo è quello di Kolasinac, perché è un difensore che l'anno scorso ha fatto molto bene. Sul fantacampionato sicuramente ha avuto una media voto più alta rispetto a Gazzetta. Vi faccio vedere un po' i voti. Guardate, soprattutto qui nella parte centrale, i 7, i 6 e mezzo, comunque sempre 6, un 5 sostanzialmente, poi guardate giù, 7, 7, 6 e mezzo, 7, 6 e mezzo. Ecco, tutti questi voti sono fondamentali per il modificatore della difesa. Un'altra cosa, ragazzi, mi raccomando tantissimi like e iscrizioni al canale e andate a rivedervi il tutorial che avevo fatto proprio per Fantacampionato, in modo tale che sapete tutte le regole di questo gioco, perché se non si sanno le regole, ragazzi, il Fanta non si vince. E vi dicevo, quindi Kolasinac a 20 per me è un bel nome da modificatore più che diciamo da bonus. Un giocatore che mi intriga tanto è Zortea, 19 crediti come Miranda, sono due nomi da bonus che si possono andare a puntare, soprattutto, ripeto, in alcune partite. Poi Altare, altro difensore che di testa è molto forte. L'anno scorso in Serie B di gol ne ha fatti, però già siamo sempre a 19 crediti. Ora vi porto anche forse uno dei difensori migliori per rapporto qualità-prezzo. Prima c'è Mina, occhio perché se calcia ai rigori può essere interessante. Ma arriviamo, secondo me, non dica un bug, però un giocatore che ha 16 crediti, Nuño Tavares e tanta roba. Cioè, un terzino così forte, così offensivo, nella Lazio a 16 io lo proverei. Altro giocatore interessante qui come scommessina può essere Antonio Candela. E poi magari per completare il reparto potete andare su uno Zanoli a 15 crediti, che è anche un giocatore interessante, come Del Prato del Parma a 16, Camara che all'Udinese l'anno scorso non ha fatto male, c'è Valeri a 14, c'è Zampano, se non volete Candela potete risparmiare 3 crediti, Zampano è l'altro esterno di centrocampo del Venezia che potrebbe far bene con Di Francesco, c'è Itses, il difensore centrale del Venezia, l'anno scorso 3 gol li ha fatti, ecco. Di giocatori per completare il reparto ce ne sono. C'è Dorgu, ragazzi. C'è Dorgu che secondo me, se rimane a Lecce, sarà un titolare e può essere un giocatore molto, molto interessante perché può giocare terzino, ma può giocare come ha fatto l'anno scorso con Gotti anche più avanti. Andiamo avanti, vi porto ai centrocampisti. I centrocampisti, ragazzi, è ovvio che Calhanoglu e Koopmeiners sono per distacco i giocatori che costano di più. Qui va fatta un'analisi in cui Calhanoglu i suoi bonus sicuramente dipendono tanto dai rigori, mentre quelli di Koopmeiners no. Io ogni giorno che passa sono sempre più convinto che Koopmeiners rimarrà all'Atalanta e quindi è uno che a me piace tanto andarlo a prendere. Anche se devo ragionare rapporto qualità-prezzo sulle, è vero che va alla Roma, quindi ancora andremo a vedere un po' la posizione in campo con De Rossi e quant'altro, però a 45 crediti un attaccante è un giocatore che in tante partite potreste andare a comprare e a mettere titolare. Calcolate, ragazzi, che anche 9 crediti in un Fanta così difficile come quest'anno di Fantacampionato è essenziale. Ragazzi, vi ricordo di registrarvi su Fantacampionato col mio codice, col mio link e di inserire il codice Regosta24 per ottenere uno sconto di 5 € per qualsiasi abbonamento voi decidiate di fare. Poi scendiamo, ovviamente, ragazzi, non andrei a prendere Pellegrini a 45 se costa quanto Sulè. C'è Colpani che si è appena trasferito alla Fiorentina, però sono più orientato su altre certezze.
Ci sono giocatori che costano, come Bernabé, 37 per me è troppo caro, nonostante sia un giocatore che a Recosta piace tantissimo, l'ho portato, tra i primissimi talenti, però ragazzi capite che se a 37, diventa un titolare Zaniolo, in tantissime partite mi metto Zaniolo, o quando sono sicuro che magari mi parta titolare. E ha una partita abbordabile, preferisco nettamente uno che mi gioca davanti. Douglas Luiz a 36, poi andiamo ancora più giù. Ci sono giocatori molto interessanti, sempre rapporto età-prezzo. Uno potrebbe essere proprio Chaouna della Lazio, 28 crediti. Secondo me, ecco, qui bisogna anche qui capire la titolarità del ragazzo, però l'anno scorso ha fatto vedere che quota ci sono. E con Baroni potrebbe veramente saltarsi a questo budget relativamente molto basso. C'è anche Khéphren Thuram, secondo me è più un centrocampista, diciamo, da voto che da bonus, anche se diciamo che con Thiago Motta potrebbe diventare un bel centrocampista. Ricordatevi queste parole, magari. Con Thiago Motta potrebbe diventare anche un bel centrocampista da bonus. Nonostante non lo sia stato, diciamo, in passato. Andiamo ancora più giù. C'è Lefè anche a 26 crediti. Anche se è un giocatore che vorrei vedere un po' la posizione in campo nella quale andrà a impiegarlo De Rossi. Ma uno dei giocatori più interessanti è Da Cugna, ragazzi. Da Cugna, 24 crediti. Ecco, questo è un giocatore molto interessante perché con soli 24 crediti ci portiamo a casa un gran bel giocatore. E c'è anche Tesman, questo è un altro giocatore che consiglio perché se rimanesse al Venezia o comunque andasse al Parma o alla Fiorentina, una squadra che rimanga titolare, può essere veramente un gran bel giocatore perché è un po' alla Bernabé, cioè uno dei piedi buoni con caratteristiche diverse. E Tesman è uno che ha un gran tiro, ha visione di gioco, sa fare assist, sa fare gol, sa fare tantissime cose. E poi ragazzi ci sono magari dei nomi per andare a riempire il listone, ma un altro che voglio andare a segnalarvi è Gaetano Oristani. Occhio a 21 crediti, è molto interessante. Anche a Rui alla fine se gioca trequartista nel Verona non è male. E questi sono forse i due sotto i 24 dopo di Da Cugna, migliori che si possono andare a prendere per rapporto qualità-prezzo. Andiamo a vedere che qualcosa ancora era rimasto per chi magari deve completare il reparto. Anzi, lo vedremo dopo quando vi faccio vedere, la squadra che ho fatto per voi. Passiamo all'attacco. In attacco, ragazzi, è ovvio che tutti vogliamo Lautaro Martinez, ma capite bene che a 92 crediti, poi dovete fare veramente tante rinunce in altri reparti per poter andare a prendere Lautaro. Cioè dovete calcolare che su una base di 250 crediti su fantacalcio.it per intenderci costerebbe 46. Anzi, per l'esattezza, essendo che qui c'è anche un allenatore che dovete andare a comprare, parliamo non di 46 ma magari di 50 crediti. Cioè 50 crediti su 250. Capite bene che stiamo parlando di un grosso esborso di crediti, quindi ci sta a prenderlo, ma in determinate partite, perché altrimenti poi impoverite tutti gli altri reparti. Ho detto Lautaro Martinez, così come può essere Osimhen, così come può essere Vlahovic, cioè sono quei giocatori che sì, magari nelle partite facili ti garantiscono dei gol. Però il rapporto da prezzo dovete sempre tenerlo a mente. Scendendo poi c'è un Morata 73, per me è troppo alto. Poi c'è Kvara 72, Dybala 71, Leao 70. Qui siamo più o meno tutti sulla stessa cifra. Qui se dovessi scegliere giornata per giornata andrei con quello che ha la partita migliore in calendario, ecco. Molto interessante invece è la valutazione di Thuram, perché già 63 crediti,
sono molti meno rispetto ai tre che vi ho citato, quindi può essere un giocatore molto interessante per rapporto qualità-prezzo. C'era Zapata 56, però lì, anche lì vado solo in alcune giornate da andare a mettere contro partite facili. Molto interessante è quel Lookman a 52. Ecco, tra un Lookman a 52 e uno Scamacca a 67, tutta la vita vado ad acquistare Ademola Lookman. C'è un Gudmundsson a 50. La scelta di Gazzetta è stata di listare quasi tutti gli attaccanti, ragazzi. C'è pure Zaccagni. Quindi a centrocampo, come abbiamo visto, non ci sono giocatori, tolti quei pochi che vi ho elencato, non ci sono quei giocatori top che ci saranno magari su fantacalcio.it. Scendiamo ancora, ci sono dei colpetti a 40 crediti come Pojampalo e Dallinga. Anche questi nelle partite giuste sono dei nomi che si possono andare a mettere. Un altro nome abbastanza abbordabile come prezzo è quello di De Ketelaere a 45. Però qui è sempre per alcune partite perché con Gasperini non sai mai quando gioca e quando no. Poi qui c'è un Noslin selvatico a 38 che non mi dispiace. C'è un Adams a 33, anche se ecco due giocatori che volevo portarvi, il Diz ragazzi e Dennis Mann. Ecco, occhio a questi due nomi perché Mann comunque è il titolare del Parma, può fare veramente bene in Serie A, salta l'uomo, ne ho parlato tantissimo di Dennis Mann, ma anche il Diz può essere quel giocatore che piace tanto a Thiago Motta e magari mettendolo al centro della squadra, magari nel 4-2-3-1 può fare il trequartista dietro la punta, comunque un giocatore molto offensivo. A 29 crediti può essere interessante per poi destinare i crediti risparmiati dall'acquisto del Diz da mettere su centrocampisti top, difensori top. Va bene, ragazzi, io passerei ora alla squadra. Mi sposto, ecco qua, vi faccio vedere la mia squadra per rapporto qualità-prezzo. Ripeto, questa non è la squadra da fare alla prima giornata. Magari alcuni nomi sono già buoni per la prima giornata, ma è una specie di top 11 per rapporto qualità-prezzo. Ci tengo a specificarlo. Allora, qui ho messo Kvara. Ripeto, Kvara, Leao, Dybala. Vedete chi ha la partita migliore in quella giornata e si va a mettere lui. Ho messo Kvara perché secondo me con Conte può diventare veramente devastante. Di Thuram, vi avevo già detto, 63 crediti per me è una buona presa in un fantacalcio a listone così difficile. E poi Ademola Lookman, 52 per me è un mezzo regalo perché comunque è un attaccante forte che ci può garantire sicuramente una doppia cifra. Poi dovete sempre ragionare che qui avendo tre cambi per 11 giocatori e un allenatore, non dico che potete cambiare tutta la squadra, ma comunque un cambio per reparto potete farlo tranquillamente. Ho detto un cambio per reparto, potete farli pure tutti e tre davanti. Però, una volta che voi impostate poi bene la squadra, quei tre cambi saranno sempre sufficienti per levare magari l'attaccante che la partita è difficile, per metterne uno che ce l'ha più semplice. Come vi ho già detto nell'analisi, sulle A45 è veramente un bel bug. Qui lo porta la Juve, ma ormai è cosa fatta, è della Roma. Poi ho messo già una. Se si prende il posto titolare, sicuramente un giocatore molto valido. E infine Dacuña del Como a 24, questo è veramente un grande regalo. Dietro ho fatto Di Marco e Buongiorno, quindi due difensori, uno da modificatore puro come Buongiorno, uno sia da mod che da bonus, Federico Di Marco. Poi ci ho messo Kolasinac da modificatore, Nuno Tavares per i bonus. Ed in porto sono andato a risparmiare qualche credito mettendoci Di Gregorio.
Detto questo, vi faccio vedere la panchina, ragazzi, ma mi raccomando di lasciare tantissimi like, di iscrivervi al canale. Sono contenuti sui Fantacalcio Alistone che troverete solo su questo canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi perché vi porterò altri contenuti sui Fantacalcio Alistone. Andiamo a scendere, guardiamo la panchina. Qui vado a fare una precisazione. In tanti magari mi diranno, come fai a giocare con quella panchina? Allora, considerando che avete tre cambi a giornata, comunque c'è il cambio modulo, quindi se non ci gioca un attaccante, anche se non abbiamo un attaccante in panchina, può entrarci un centrocampista, può entrarci un difensore. Io qui sono andato in porta con Perin e Perisan perché Perin ancora non è andato via a Szczesny, però penso possa andare via e quindi avete titolare e riserva più Perisan come scommessa se riuscisse a prendersi il posto da titolare. A centrocampo ho messo due del Bologna non a caso, in modo tale da avere magari ad ogni partita uno che parte titolare o che possa subentrare. E poi sono due giovani molto talentuosi. Moro mi piace un sacco, ma anche Urbanski che è titolare addirittura anche nella nazionale polacca a questi europei appena trascorsi. Poi ci ho messo Zampano che ha 14 crediti, è comunque un buon giocatore per rapporto qualità-prezzo. E qui, ragazzi, ripeto, l'ho ripetuto più volte il rapporto qualità-prezzo, ma è fondamentale in un fantacalcio così difficile, con quotazioni così alte, in cui ci ha messo anche l'allenatore. Ecco, un'altra cosa che non abbiamo analizzato è l'allenatore. L'allenatore ne ho parlato nel tutorial che vi lascio qui sopra. L'allenatore è fondamentale, ragazzi. Io per questo ho messo Simone Inzaghi. Vi dico anche le alternative. Secondo me o si prende Inzaghi o Conte. Eviterei Gasperini. Forse il terzo potrei mettere Thiago Motta. È essenziale non andare a prendere allenatori che si fanno ammonire, che si fanno espellere, perché altrimenti perdete un sacco di punti. Anche non andare a prendere un allenatore di una squadra di medio-bassa classifica. Perché? Perché una vittoria della squadra dà un più un allenatore e la sconfitta dà un meno uno. Quindi capite bene che se Inzaghi fa, non lo so, 20 vittorie, 25 vittorie, 25 vittorie, per un punto sono 25 punti, ma quando perdi te li toglie quei punti. Quindi non andate assolutamente a risparmiare sull'allenatore, magari risparmiate sull'attaccante, sul centrocampo, sulla difesa, ma non sull'allenatore, ragazzi. È un ruolo, hanno dato un ruolo, secondo me, non so se si sono resi conto di quanta importanza hanno dato all'allenatore, ma è un ruolo fondamentale. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Vi ricordo di lasciare tantissimi like, mi raccomando, di iscrivervi al canale che è gratis e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.